Amici, buongiorno, sono Padre Marco dal convento di San Lucchese. In questo tempo di vacanza cerchiamo di leggere insieme il Vangelo di oggi. Il brano è preso dal Vangelo di Giovanni, al capitolo 1, versetti 45 e 51. Filippo incontrò Natanaele e gli disse: Abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge e i profeti. Gesù, figlio di Giuseppe di Nazaret. Natanaele esclamò: Da Nazaret può mai venire qualcosa di buono? Filippo gli rispose: Vieni e vedi. Gesù, intanto, visto Natanaele che gli veniva incontro, disse di lui: Ecco davvero un israelita in cui non c'è falsità. Natanaele gli domandò: Come mi conosci? Gli rispose Gesù: Prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto il fico. Gli replicò Natanaele: Rabbì, tu sei il figlio di Dio. Tu sei il re di Israele. Gli rispose Gesù: Perché ti ho detto che ti avevo visto sotto il fico, credi? Vedrai cose maggiori di queste. Poi gli disse: in verità vi dico, vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sul figlio dell'uomo. Oggi la liturgia ci fa celebrare la festa di San Bartolomeo Apostolo, che per la tradizione corrisponde al discepolo Natanaele. Ecco il motivo per cui abbiamo ascoltato questo brano. Siamo nel primo capitolo del Vangelo di Giovanni. Dopo il prologo abbiamo la chiamata dei primi discepoli del Battista, Giovanni, Andrea e Pietro. Poi gli altri due discepoli, Filippo e Natanaele. La chiamata del Signore, così come l'esperienza della fede, avviene tramite una relazione, un'esperienza concreta, personale. Ai discepoli del Battista che chiedevano a Gesù: Maestro, dove abiti? Egli risponde: Venite e vedrete. È la stessa espressione che Filippo rivolge a Natanaele: Vieni e vedi. A volte pensiamo che la trasmissione della fede sia qualcosa di complicato, qualcosa che ci impone di mettere in campo strategie di convincimento o di persuasione. Non è così. Si tratta di fare esperienza della persona di Gesù, e questa esperienza è tanto più convincente quanto più noi stessi siamo stati a casa sua, lo abbiamo conosciuto. Siamo testimoni se noi stessi ne abbiamo fatto esperienza. Ma veniamo al testo. Natanaele è sotto il fico. Secondo la tradizione ebraica, questo era un atteggiamento di colui che legge, studia, approfondisce la scrittura. Cosa stia cercando Natanaele, noi non lo sappiamo. Probabilmente stava chiedendosi, come molti in quel tempo, chi sarebbe stato il Messia che stavano aspettando. Certo, la scrittura ci dice che il Messia sarebbe nato dalla casa di Davide, da Betlemme. Ecco perché la terra da cui proveniva Gesù, la Galilea delle genti, era una terra che non poteva accogliere il Messia. Come può venire qualcosa di buono da Nazaret? Di fronte a questa comprensione di Natanaele, Filippo non si scoraggia, ma invita l'amico ad andare al di là delle sue convinzioni per lasciare che parli la vita. Vieni e vedi. E Natanaele lo ascolta, si lascia condurre all'incontro con Gesù. Gesù conosce il cuore di quest'uomo
stava sinceramente cercando la verità e lo sorprende. Ti ho visto sotto il fico, cioè conosco la tua sete di Dio. Lasciati condurre da me e questa sete verrà colmata. L'uomo, ogni uomo, ciascuno di noi, ha sete di Dio, ha sete di senso, di bellezza, di verità. E spesso cerchiamo di colmare questi vuoti attraverso surrogati che non ci soddisfano fino in fondo, che ci lasciano più assetati e più soli. Il Vangelo di oggi ci invita a rivolgerci a colui che conosce il nostro cuore e che solo può colmare questa sete. Vi racconto una breve esperienza personale. 20 anni fa, quando ancora stavo facendo il percorso per la mia scelta definitiva di frate, mi sono trovato a vivere l'esperienza della Giornata Mondiale della Gioventù a Roma. Era la sera della Villa di Tor Vergata. Dopo un giorno passato sotto un sole cocente, stremati, finalmente San Giovanni Paolo II inizia a parlare. Parole che arrivano dirette al cuore, parole che in quel momento sentivo dette proprio per me. Allora vorrei riascoltare con voi e concludere con queste parole. Diceva San Giovanni Paolo II: in realtà è Gesù che cercate quando sognate la felicità. È Lui che vi aspetta quando niente vi soddisfa di quello che trovate. È Lui la bellezza che tanto vi attrae. È Lui che vi provoca con questa sete di radicalità che non vi permette di adattarvi al compromesso. È Lui che vi spinge a deporre le maschere che rendono falsa la vita. È Lui che vi legge nel cuore le decisioni più vere che altri vorrebbero soffocare. È Gesù che suscita in voi il desiderio di fare della vostra vita qualcosa di grande, la volontà di seguire un ideale, il rifiuto di lasciarvi inghiottire dalla mediocrità, il coraggio di impegnarvi con umiltà e perseveranza per migliorare voi stessi e la società, rendendola più umana e più fraterna. Cari amici, il nostro cuore ha sete di Dio, ma soltanto Gesù può colmare questa sete. Buon cammino, buon riposo e buone feste, riposandovi nella pace di Dio, nella pace del Signore.